Benvenuti a Terra Madre, siamo con una neo maestra del gusto, Olio di Eva. Complimenti per essere entrata nella famiglia Maestri del Gusto. Quali sono le tue aspettative su questa rete di impresa? Beh, intanto sono emozionatissima, quindi questo è un dato che un po' indica che ho tante aspettative da questo, da questa collaborazione. Per me il Maestri del Gusto era proprio creare collaborazione, visto che tratto anche un argomento che non è così conosciuto nonostante l'Italia sia un grande produttore di olio. Quindi un po' creare queste commissioni tra i vari cibi che vengono proposti nelle altre categorie di Maestri del Gusto e l'olio, che è uno degli elementi più importanti per la nostra economia. C'è una cosa molto curiosa, ti definisci olioteca. Sì. Tu sei selezioni e vendi ovviamente oli. Spiegaci un po' questo termine olioteca. L'olioteca in realtà è un luogo dove racchiudi una serie di oli. Noi abbiamo deciso di specializzarsi sugli oli extravergini, ma proprio perché mi piace il concetto di creare una cultura che in questo momento è un po' latente, nonostante ci reputiamo tutti esperti di olio, ma in realtà non lo siamo così tanto. Nella nostra olioteca è stata creata l'olioteca non soltanto per la vendita e il raccoglimento, diciamo, di queste bottiglie che si possono comprare, ma anche un posto dove poterli assaggiare, quindi anche in abbinamento con dei piccoli cibi. Offriamo anche la somministrazione come se fossimo in un bar, quindi abbiamo la possibilità di fare delle piccole bruschette, degli abbinamenti con dei formaggi. Questo è un po' il concetto della mia olioteca, quindi creare non soltanto la vendita, ma proprio un percorso di sensoriale. Tu sei donna, imprenditrice, mi dici quali sono le tue speranze, una speranza nel tuo futuro come imprenditrice e come donna che sta lavorando? Beh, sicuramente di farmi strada, non soltanto, non parlo dell'aspetto economico, ma proprio di cultura. Questo è stato il focus della mia azienda, creare la cultura olearia, e di conseguenza stiamo cercando di collaborare anche con altri, proprio perché si creino questi link, questa rete. Stiamo lavorando con dei ristoranti, stiamo lavorando con altre botteghe di altre regioni per creare anche commercialmente degli incastri. Adesso con Maestri del Gusto sicuramente ci saranno anche altre possibilità, quindi sicuramente il evolvere dal punto di vista professionale è uno degli obiettivi. Ti ringrazio, ancora complimenti per la tua entrata nella famiglia Maestri del Gusto e buona Terra Madre. Grazie a te.